Buonasera, benvenuti in Curia Iulia al Foro Romano per il ciclo di incontri Dialoghi in Curia organizzato dal Parco Archeologico del Colosseo e questa sera ringrazio Gian Domenico Spinola, archeologo, responsabile del Dipartimento dell'Archeologia dei Musei Vaticani, membro della Fondazione Spinola di Genova e socio corrispondente del Deutsche Archäologische Institut di Roma, quindi lavora appunto una grande responsabilità nell'ambito dei Musei Vaticani, e Claudia Valeri, che appunto è anche lei dal 2007 è assistente curatore nel reparto per le antichità greche e romane dei Musei Vaticani, occupandosi in prevalenza dello studio, conservazione e valorizzazione delle collezioni di scultura. E devo dire che questo incontro è nato, no, durante una cena, possiamo dire, ad Amburgo, in occasione di un convegno dedicato proprio alle nuove immagini di Augusto, che è un convegno preparatorio che c'è stato alla fine dello scorso anno, preparatorio a una grande mostra su Augusto che si terrà ad Amburgo nel prossimo autunno. E proprio parlando è nata questa idea di presentare qui questa coppia che insomma è stata la coppia fondatrice della dinastia Giulio-Claudia nei luoghi in cui questa coppia prevalentemente operò. Quindi qui siamo appunto al Foro Romano Palatino, e quindi dove c'è Casa di Augusto, Casa di Livia, il Tempio di Apollo, tutti i luoghi che sono emblematici di questi due personaggi che hanno in parte caratterizzato questo passaggio appunto dalla Repubblica al Principato, no? Augusto era colui il quale si fece chiamare Princeps, no? E quindi avviò la prima dinastia imperiale di Roma. Quindi io davvero ringrazio sia Gian Domenico Spinola, che inizierà appunto con Augusto, cui seguirà poi Claudia Valeri su Livia. E quindi a questo punto do la parola a Gian Domenico Spinola. Ecco, grazie mille. Ecco. Buona serata a tutti quanti. Ringrazio ovviamente Alfonsina per questo invito che ci fa avere questa occasione di fare una chiacchierata su quello che poi abbiamo detto anche ad Amburgo, ma poi anche qualcosa di diverso si può fare qui, non molto di più, perché ironicamente dicevamo con Claudia che non vorremmo finire per fare Sandra e Raimondo in casa di Vianello con questa, diciamo così, gerarchia di un Augusto che può pubblicamente dominare la moglie e privatamente subirne il carattere, che certamente dovrà essere piuttosto forte. E il titolo della propaganda lo abbiamo dato, diciamo così, qualche mese fa, credo proprio poco dopo Amburgo, quindi verso dicembre, gennaio, non immaginando che questa parola assumesse un significato particolare proprio nei giorni che stiamo vivendo, perché noi sappiamo che la propaganda è un termine che ha una valenza spesse volte negativa, cioè è un'arte, un'arte dialettica, ma non solo dialettica, anche artistica, come potremo vedere tra poco, che cerca di creare un consenso, quello più a livello popolare, ma non solo. E con Augusto il significato di propaganda rimane con un taglio leggermente negativo. Cioè anche lui concepisce la sua propaganda alimentando le imprese, sottolineando le sue virtù e con immagini sue, personali, che ovviamente potessero trasmettere immediatamente e a chiunque questi concetti di potenza, di sapienza, di manipolando il mito, anche di appoggio divino.
e questo lo vedremo sia nelle immagini di statuarie, che sono quelle che io tratterò oggi, ma anche volendo in altre immagini nei ritratti stessi, che possono essere più o meno idealizzati o fornire dei codici interpretativi differenti. Tanto per dire che si intende nella propaganda gustea, abbiamo ad esempio lui che si presenta in diverse vesti statuarie. Io ne ho distinte alcune, quelle equestri a cavallo, appunto, quelle loricate, quindi in corazza, quelle togate, quindi con l'abito tipico romano, e quelle in forma eroica, quindi di derivazione greca e soprattutto greco-ellenistica, e quella in vesti divine. Sono cinque possibilità differenti. Lui a cavallo certamente si ricorda che lui era un buon cavaliere, certamente, quello sì. Era un tradizionalista, quindi lui si veste volentieri in toga, anzi la toga la impone spesso anche agli altri. Però certamente è più dubbia la sua sue capacità di ardito militare, perché alcuni episodi lo metterebbero in cattiva luce. Ora non sappiamo se gli episodi a cui farò un breve cenno adesso sono reali o è la storiografia, diciamo così, successiva che li ha modificati un po' a suo danno, o se invece anche gli stessi avversari abbiano voluto sottolineare questi aspetti, diciamo, negativi, amplificandoli. Ad esempio, quando si parla della complicatissime vicende successive alla morte di Cesare, lì c'è un'alternanza stessa di Augusto, che da ottimo politico si presenta con caratteristiche molto differenti nel giro di poco tempo, pochi mesi. Prima lui tornerà da Apollonia, dove stava col suo amico Agrippa, per istruirsi alla cultura greca, ma anche per preparare una campagna partica. Saputo dalla morte di Cesare, torna rapidamente a Roma per il fatto che lui è erede adottivo di Cesare. Dopodiché, nel frattempo, i cesaricidi, in particolar modo Decio Bruto, si rifugiano, hanno il dominio di parte dell'Italia settentrionale e della Gallia, e quindi Antonio, che è un generale di Cesare, stringe d'assedio Modena, dove si era rifugiato Decimo Bruto, per poterla conquistare. Al tempo stesso il Senato, che viceversa era, diciamo, più vicino ai cesaricidi, che avevano dato più potere ovviamente al Senato rispetto al Cesare dittatore, sono molto preoccupati e mandano varie legioni, anzi, con i due consoli, Aulo Irzio e Vibio Pansa, su. Ma queste legioni sono insufficienti. Allora che succede? Che Augusto riceve un incarico importante che gli permette di acquisire delle legioni private. Ed è l'Imperium Pro Praetore. E va a combattere chi sta assediando. Quindi con un'alternanza di tre nemici, in realtà, successivi, si svolgono queste prime vicende. Dopodiché, con fase alterna, questa battaglia di Modena vede prevalere prima Antonio che conquista posizioni nell'assedio, poi arriva Augusto con le sue legioni insieme a Aloizio e Vibio Pansa entrano in conflitto con Antonio, Augusto appresso, e lì si narra di un Augusto piuttosto spaventato, in realtà. La morte, in circostanze molto misteriose, dei due consoli disorienta l'esercito di Augusto, però Antonio non si rende conto di tutto questo e quindi va verso la Narbonese
e lascia Augusto la possibilità di tornare a Roma. Io faccio tutta questa premessa perché poi tutto questo lo ritroveremo anche nelle sue immagini, diciamo così, in qualche maniera. Antonio ovviamente sottovaluta Augusto, a cominciare da una banale considerazione. È non alto, magrolino, spesso soggetto a malattie e non lo considera certamente un ardito combattente che gli si può contrapporre. E quindi in varie occasioni, anche successive, come la battaglia di Filippi che avverrà nel 43, quindi l'anno dopo l'uccisione di Cesare, questa vittoria sui cesaricidi a Filippi in Grecia, in Macedonia anzi, il vero combattente era Antonio, mentre di Augusto si dice che era terrorizzato, e forse anche ammalato, e pare dalle fonti, da Svetonio, ma non solo, che fosse fuggito per 3 giorni in una palude. E già questo Antonio ovviamente lo sottolinea come propaganda negativa. Antonio sottolineerà sempre negativamente la battaglia molto successiva di Nauloco contro Sesto Pompeo, dicendo che, questo lo riporta sempre Svetonio, che Augusto, in questa battaglia navale molto grande, molto cruenta, Augusto non aveva avuto il coraggio di vederla, si era messo quasi in coperta, guardando il cielo un po' spaventato, con gli occhi persi, e uscì fuori dalla coperta solamente quando Agrippa mise in fuga le navi di Sesto Pompeo. E questo Antonio ci sguazza, diciamo così. Quindi sulla parte fisica che noi vediamo anche in tempi più recenti, insomma vediamo paradossalmente la propaganda, non so, di Mussolini che a petto nudo falcia l'erba e butta le balle sul carro, oppure in tempi molto recenti vediamo Putin che fa ginnastica in palestra o piuttosto sbatacchia per terra un maestro di judo, probabilmente consenziente direi. Quindi la parte fisica, anche se ha radici lontane, si mantiene paradossalmente fino ai nostri giorni. E Augusto poi si vendicherà, perché prima, nel 32 a.C., prima della battaglia di Azio, dove lui e sempre Agrippa, che è il vero ardito comandante, vinceranno davanti a questa baia in Epiro, lui tira fuori, quasi a nulla, un testamento di Antonio, che dice che lui di cui lui è venuto a conoscenza, così dice, in cui dichiara Antonio nel suo testamento che vuole essere seppellito ad Alessandria e dichiara anche che poi gli eredi del regno suo, cioè di quella parte di Roma che era ad Oriente, saranno gli eredi di Cleopatra e i suoi eredi, e quindi praticamente dividendo l'impero romano in 2 entità. E grazie a questo convince il Senato definitivamente a organizzare la guerra non ad Antonio in realtà, ma a Cleopatra. E questo ha un riflesso, abbiamo detto, su tutto ciò che noi vedremo, perché le immagini di Augusto e la propaganda di Augusto si muove su un binario unico, ma si muove su un binario che è dettato dalla storia, dalle vicende storiche, dallo stesso cursus honorum di Augusto, ma anche dal luogo dove avviene, diciamo così, la propaganda, sia il luogo fisico, cioè il tipo di monumento, ma anche il luogo geografico. In Oriente si fanno cose, diciamo così, che in Occidente non si possono fare. In Oriente può essere lui avvicinato sempre di più a un'immagine divina, in Occidente questo non si può fare. E così via. Ora, se, lui già nel 27 a.C., perché lui è ovviamente una persona molto prudente e un politico molto abile, su queste sue immagini mette dei limiti. Svetonio dice che nella città di Roma rifiutò ostinatamente, siamo nel 27, quindi ben dopo la battaglia di Azio,
sono ostinatamente questo omaggio, cioè templi e statue a lui dedicate, solo a lui dedicate, e fece perfino fondere delle statue di argento che erano state precedentemente erette in suo onore e con il ricavato consacrò dei tipoli d'oro ad Apollo Palatino. Apollo è il suo nome tutelare. E anche più tardi, nel 10 a.C., quando ormai il suo potere era pieno, con un gesto di finta modestia, così opportuna modestia, diciamo, decide di utilizzare diversamente le somme a lui concesse dal Senato e dal popolo per erigere statue per lui, facendole invece realizzare per la Salus pubblica, la Pax e la Concordia. Lui praticamente gira dalla celebrazione della sua personale immagine a quella delle sue personali virtù. Quello lui ha concesso, la salvezza e la fine delle guerre civili a Roma, ha concesso ovviamente anche la pace, appunto, e la concordia fra le varie parti. E lui quindi non dedica a sé, ma dedica alle sue virtù, non dichiarate direttamente, ma indirettamente, era molto chiaro il messaggio. Ora possiamo partire con le statue equestri che... Ah no, questo è un cenno che ho fatto, scusate, a proposito del ritratto, sulle frangette. Potete vedere la frangetta di Augusto ripetuta in maniera simile in Lucio Cesare e Gaio Cesare, cioè i suoi nipoti, ed erano, questo messaggio che sembra così generico, viceversa, era una legittimazione dell'adozione. Quindi lui, anche attraverso la semplice frangetta, dichiara la sua intenzione e la legittimità dell'adozione. Però del ritratto abbiamo detto che non ne parleremo, perché sennò non finiamo più. Questa è l'immagine, diciamo così, sono le prime immagini di Augusto Cavaliere. La prima va al 43 a.C., sono dei denari che raffigurano una statua molto molto importante, che era di prossimità dei Rossi. Questa statua fu data grazie a questo eccezionale imperium proprietore, cioè quella carica che lui ha avuto per poter avere un esercito privato e quindi combattere il cesariano Antonio. E qui la statua fu anche voluta dal patrigno di Ottaviano, che era Lucio Marcio Filippo, ne parla Cicerone questo. E questo imperio permise un primo potere militare di Augusto. Qui lui è a cavallo, colto nel gesto dell'Ad Locuzio, con la mano in avanti, quindi parla, ed è una tipologia iconografica già sperimentata nelle statue di Cesare, Silla e di Pompeo, che erano lì accanto. E noi vediamo la moneta, ma la moneta praticamente è il veicolo principale per trasmettere questa immagine statuaria, quindi anche la carica che Augusto ha avuto, in tutto l'impero, che le monete circolano e portano messaggi che chi non è a Roma potrebbe non percepire. Poi avrà anche una moneta qui, l'aureo del 43-42, con un lituo in mano, perché anche quello ricorda la carica di augure, una prima carica religiosa importante di Augusto che ha avuto. E poi vediamo a fianco un denario del 41, e c'è un bel passaggio qua, perché dall'aureo del 42-43 con SC, quindi Senato Consulto, quindi la volontà del Senato è quella di dare ad Augusto questa statua, poi invece lui si rivolge non più al Senato, ma al popolo romano. Qui siamo già dopo il triumvirato, quindi già con l'alleanza di Augusto con Antonio Lepido, e quindi... È un'alleanza che il Senato non vedeva di buon occhio, ma che in cui Augusto ha cercato il favore popolare e praticamente era necessario portare a sé buona parte dei cesariani. Poi c'è un'altra statua, il 29-27, ma più tarda, questa riguarda un monumento equestre post Azium, dopo la battaglia di Azium, 31. A fianco abbiamo questa bella statua bronzea di Ottaviano trovata nel Mare Egeo, che probabilmente ricorda o addirittura copia la statua in bronzo di cui si parlava prima, col gesto dell'Ad Locuzio. Ecco, qui abbiamo le prime immagini, diciamo così,
Augusto su una quadriga trionfale ed è quella dell'arco arziaco, con Augusto che con le briglie tiene questa quadriga, con un gesto simile al carro del sole di Apollo, quindi c'è un richiamo già ad Apollo. Sotto vedete il denario del 18 con l'arco partico, simile adesso, con i parti che rendono onore ad Augusto, ma poi quel che si voleva dire prima è che se Augusto limitava la sua celebrazione a livello pubblico, a livello privato ognuno poteva, non nelle gemme di Stato, ma nelle gemme private, poteva onorare l'imperatore. E che qui vediamo a Napoli, e qui si parla dell'imperatore in vita, di Augusto, poco dopo questa battaglia di Azio. Vediamo Augusto, prima quella sardonica di Ottaviano, con Augusto che incombe una quadriga marina, di cavalli marini, nei frutti del mare, dove sotto c'è un personaggio che può essere, non sappiamo bene, o Sesto Pompeo, vinto a Naulco nel 35, o Antonio, vinto ad Azio nel 31. E più sopra c'è questa corniola con Augusto nelle vesti di Helios, sole, un sole apollineo, cioè questa commistione, con sotto le figure della terra e del mare. E quindi sono delle celebrazioni cosmologiche della figura di Augusto. Qui invece passiamo alle statue in forma eroica. Partire proprio da questo denario Sesto Pompeo, dove c'è lui che nel 42-40 ricorda delle sue vittorie proprio su Augusto e sul Senato, vittorie marine in Sicilia, e lui impose anche un blocco navale, Sesto Pompeo, figlio di Pompeo Magno, per cui le navi onerarie non potevano portare alimenti a Roma e in qualche modo affamarono Roma. E lui si vanta di queste vittorie con la sua figura, forse quella del padre Pompeo Magno, quasi come riconoscimento. Lui, figlio di Pompeo Magno, rende onore a suo padre, come Augusto, a sua detta, renderà poco onore a suo padre adottivo, cioè Cesare, e si mette lì con una posa tipo il Poseidon che vedete accanto di Lisippo, che è una copia romana dei Musei Vaticani, e con in mano questo Aflaston, che è una decorazione della poppa, che ricordava come se la nave fosse un mostro marino la cui coda usciva fuori dai flutti, quindi era una preda che simboleggiava una vittoria navale. Altro simbolo è ovviamente il piede destro poggiato sui rostri, esattamente come il Poseidon. Quindi lui rivestiva un richiamo di vino a Poseidon, come Augusto lo farà per Apollo, ma non solo, anche per Giove. A fianco sono i due fratelli catanesi, che sono simbolo di Pietas, perché il mito tratta di una eruzione dell'Etna e questi due fratelli che salvarono il padre portandolo in salvo, e che gli dèi, visto questa Pietas, gli aprirono la strada e gli concessero la salvezza. Quindi è un richiamo alla Pietas proprio nei confronti dei genitori. Cosa fa Augusto dopo la vittoria del 36, appunto, su Sesto Pompeo a Naulco? Lo piglia quasi in giro, prende una moneta molto simile, dove c'è sempre la posa di Zippea, in questo caso c'è però sotto il suo piede un globo che può essere inteso sia come un globo terrestre, sia come globo, diciamo così, dello spazio, del cosmo, ecco, cosmico. Per cui già lascia intendere un dominio ben più ampio di quello solamente marino. E quindi, insomma, c'è sicuramente una risposta anche propagandistica alla sua vittoria, che viene ben trasmessa dalle monete e soprattutto da chi aveva ben presente la moneta di Sesto Pompeo. Poi, diciamo così,
la parte eroica, diciamo così, di Augusto è data prevalentemente da salto in nudità armata, cioè una nudità un po' più, sempre di origine greco-ellenistica, un po' più tollerabile per il mondo romano, che è un po' più pudico di quello greco, per cui questa nudità armata aveva un valore prettamente allegorico e poteva essere meglio digerita. Qui abbiamo una statua nuda con la sua clamide sulla spalla e la spada sul fianco, di Augusto che su questa colonna con i rostri laterali. E questo è una, probabilmente successiva, non si sa bene se a Nauloco o a Azio. Su Nauloco ci viene detto da Appiano che la statua che lui dedicata sui rostri era, figurava Ottaviano nelle vesti con cui lui era entrato a Roma vittorioso. Oh, questo, essendo lui nudo qua, si presume che non sia entrato nudo e potrebbe forse invece riferirsi alla battaglia di Azio. Quindi. La nudità eroica ovviamente ha maggior successo nelle statue postume e quindi ho messe due, una di Otricoli, che è presa dal modello di Diomede di Cuma, quindi una statua classica per eccellenza, e un altro che è l'Augusto Vreospi, che invece ha questo mantello rigirato, che è un altro, diciamo così, iconografia molto frequente nelle statue eroiche. Andiamo a vedere. Qui invece abbiamo le statue di Augusto in vesti divine, diciamo così, cioè dove lui si fa raffigurare nelle vesti di un dio. Si guarda bene, questa non è una consacrazione in forma d'oro, non è una divinizzazione in vita. Lui si guarda bene dall'avere gli attributi divini quando è in vita, dopo sì, quando è in vita no, e almeno nelle sculture pubbliche. Per cui lui è assimilato a volte a un culto divino. Quando è in vita lui, abbiamo qualche caso, come certamente il teatro di Arles, che è degli inizi del primo secolo d.C., frequente è questo tipo di raffigurazioni in ambienti non sacri ma teatrali, e mentre dal vicino Metron di Olimpia verrebbe una statua che è attribuita a Augusto ma con incertezza. Ben più tardi sono le statue postume, come abbiamo detto prima, di Augusto, che è proprio nelle vesti, in questo caso di Zeus, addirittura nel bellissimo bronzo ercolano ha lo scetto o il fulmine come scetto, insomma, quindi è chiaramente un attributo che lo lega a Zeus. Come succede appunto per le altre raffigurazioni, anche qua nel privato c'è maggior libertà. Quindi c'è questa sardonica di Vienna che nel 30-20 a.C. mostra già Augusto in vesti divine, con la cornucopia, con l'aquila di Giove e con un trofeo di armi. E quindi questo, come so, libera chi vuole rappresentare il princeps a poterlo fare anche in aspetti che nel pubblico sono sconsigliati. E il primo a sconsigliarlo sarà proprio Mecenate, che era epicureista che disse: ma te in abiti divini non è una buona immagine che puoi dare al popolo, soprattutto di Roma, e benché mai al Senato. Poi io penso che ci sia anche una forma scaramantica di Augusto in questa rappresentazione divina. A proposito, c'è un passo di Virgilio che nelle Georgiche dice, rivolgendosi ad Augusto: e soprattutto tu, cui è incerto quali concili degli dèi presto te coglieranno. Questo già nel 37 a.C. con la Georgica. Ora, questo lui certamente non gli aveva fatto piacere, perché sembra quasi che gli augura una fine terrena, veloce, per andare poi
a essere accolto dagli dèi. E infatti lui non segue queste indicazioni. E quindi si farà rappresentare sempre come associato a una divinità, come fosse una, ma non come fosse un equivalente di una divinità. In Oriente, abbiamo detto, sì, le cose sono un po' diverse. E un altro tipo di rappresentazione divina è quella seduta, abbiamo detto, non abbiamo detto, ma dico adesso, di cui abbiamo in vita praticamente poco o niente, solamente attivo, dice, questo sacello del foro, che è della fine del primo secolo a.C., che prevede una statua di Augusto seduto, ma qui c'è una dedica privata di questo sacello, ed è una dedica per salute imperatori, cioè per una salvezza dell'imperatore di ritorno da una campagna militare. Quindi non è una dedica, non è un luogo di culto di Augusto, è una ex voto, in qualche maniera, per un felice e sano ritorno di Augusto da una campagna militare. Quindi è già un po' diverso. Le altre che noi vediamo accanto sono ovviamente postume, a parte la gemma augustea di Vienna, bellissima, che vede Augusto già in veste divina, ma con tutta la famiglia, con tutto, ed è una consacrazione privata. Non so se questa possa essere definita gemma di Stato, forse la bellezza lo suggerirebbe, ma siamo già nel 12 d.C., 2 anni prima della morte di Augusto. E qui c'è tutto, c'è componenti divine, allegoriche, familiari e storiche, tutte concentrate in questo splendido ornamento. E qui c'è l'Augusto togato, che è il suo abito preferito in assoluto, perché è un abito che va bene, diciamo così, per tutte le stagioni, nel senso che è un abito non sempre ben definito, perché a volte viene definito in pittura o con dettagli che lo qualificavano come toga in ambito militare, toga in ambito religioso e via dicendo, o in ambito pubblico. E era stata definita l'uniforme del cittadino romano, la toga. E lui la volle imporre, questo abito, un po' dovunque, in luoghi pubblici, quali i fori, i teatri, e quindi è una degli abiti preferiti con cui Augusto si presenta. E si presenta in toga anche a cavallo, come possiamo vedere da queste immagini, sia nel bronzo del Mare Egeo, sia mentre guida la quadriga dell'Arcassiaco, e sia in raffigurazioni private e sia in quelle pubbliche come la Rapacis. Insomma, la toga è importante, ma è ancora più importante quando alla toga si associa il velo. Quindi Augusto si presenta in un capite velato. Questo allude alla sua incarico, a sua carica, scusate, di Pontifex Maximus, che lo poneva praticamente al di sopra di tutti i suoi, la carica massima religiosa, ma che ha anche una valenza forte, valenza politica. E lui l'assume nel 12 a.C. questa carica, ed è una carica che richiama anche le vecchie tradizioni repubblicane a cui lui finge di essere strettamente legato. E va detto che Augusto, ecco qui sempre, un attimo prima, mi avevo dimenticato la splendida statua di Via Labicana, che è la più famosa della serie. Qui abbiamo detto che però Augusto anche capitolato, non è presente così togato in edifici di culto. Lo sarà dopo la sua morte, non prima. E anche quando potrebbe comparire così, come nel tempio, nel sacello del colosso del foro di Augusto, lì probabilmente non è lui, ma è il suo genio essere rappresentato. Quindi il genio è la sua, diciamo, suo angelo custode, la sua emanazione divina. Quindi non si venera lui, ma chi, tra virgolette, tra gli dèi lo protegge. Quindi è una forma un po' indiretta per celebrarsi, senza essere però
divinizzato. E poi abbiamo infine le statue loricate. Ecco, lui si inizia con Augusto che si fa rappresentare, soprattutto ai tempi delle guerre civili, come questo conio del 42, con un cossetto da campo, che è il vero abito militare. Poi preferiva abiti da parata, come la lorica anatomica. Anche perché questa lorica anatomica permette, come nel caso dell'Augusto di Pieraporta, di disegnarvi sopra un programma. E quindi è una specie di tavola su cui dipingere la sua propaganda. Abbiamo anche a fianco un Cristoforo di Pergamo che rappresenta, a Pergamo però, il Tempio di Augusto è a Roma, un tempio dedicato poco dopo il 29, quindi successivo alla battaglia di Azio, e lui è in coppia con la dea Roma, che ripete un po' lo schema della coppia divina di Zeus ed Era, quindi Giove e Giunone, ma siamo a Pergamo, dove forse questo genere di rappresentazioni era più tollerato, perché altrettanto fecero prima i sovrani ellenistici attalidi, rappresentati così spesso in vesti divine. La toga qui, la corazza di Augusto qui la vediamo con la famosa scena della restituzione delle insegne partiche, perse da Crasso nel, mi pare, 55 avanti Cristo, è giusto, sì? E istituita ad Augusto per via diplomatica. È una cosa di cui lui è molto orgoglioso, e questo tipo di statua, non sappiamo bene, rappresenta sempre un'evoluzione di quella del policleo, del modello policleo, ma poi ovviamente si colorisce di accenti nuovi, come nel caso del piccolo Eote che richiama all'origine divina della gens Iulia, quindi Eos e Venere come dea capostipite della gens Iulia. E qui Augusto, accanto c'è anche il calco dipinto, brutto, però così è, con i colori che appartenevano all'originale, ovviamente, trovati con un'analisi particolare, quindi ricostruiti sul calco, che lascia intendere come molte di queste statue avevano un programma decorativo, forse anche propagandistico, che noi abbiamo perso, perché abbiamo perso la pittura sul marmo, in molti casi. Andrei qui a vedere l'ultima diapo con altre immagini di Augusto Loricato, come Sebasteion di Calindonia, poi presso Salonicco Museo, e quello di Centuripe. Anche qui manca la decorazione, quella di Sebasteion, che poteva forse anche essere pittura, poteva anche non esserci. Sono immagini abbastanza rare, perché non sono tante le statue che certamente possono essere attribuite ad Augusto in Lorica. E a fianco ovviamente abbiamo anche due immagini da Gemme, questa volta postume, con Augusto sempre in Lorica e in vesti anche qua divine di Zeus, di Giove. E questo serviva anche molto per garantire la legittimità, diciamo, tra virgolette, divina dei suoi successori, prima fra tutti Tiberio. Insomma, in conclusione, Augusto, nonostante avesse iniziato con una certa prudenza, la sua, ventaglio di possibilità di esprimere la propaganda attraverso la statuaria, nonostante questo, in breve tempo esaurisce tutte le tipologie statuarie a disposizione. E tutto questo ovviamente è sempre ben consigliato dal suo entourage, quindi dal suo circolo culturale che lo circonda, che lo consiglia anche dal punto di vista mediatico, e lo diffonde assai bene anche attraverso i coni monetari, che in molti casi sono l'unico elemento che ci dà la notizia della statua. E ovviamente sono importanti anche gli attributi, che in qualche caso
per sintesi, le monete non ci sono, ma che nelle statue certamente c'erano. E, insomma, tutte queste novità che Augusto presenta saranno poi, diventeranno un canone che verrà preso pari pari e solo leggermente trasformato dai suoi successori, perché è un canone che avrà sempre un grande successo ed è quindi utilizzato per tutto la storia imperiale romana. E passerei la parola grazie a Gian Lorenzo, la mia consorte. Fino ad oggi, no? Questi strumenti di propaganda. Sì, fino ad oggi abbiamo visto che sono simili molto. E questa parte fisica soprattutto fa un po' ridere, però adesso meno fa un po' ridere, però insomma c'è anche oggi. Benissimo. E ora Claudia Valeri, grazie. Livia. Sì, grazie. Buonasera e... grazie di questo invito in una sede così emozionante come questa fantastica curia, che è sempre bellissima ogni volta che ci entro. Allora, proverò sì a tratteggiare la figura di Livia, un personaggio molto complesso ovviamente, contraddittorio e gravato. Anche lei dà una sorta di, così, di sovrastrutture sia contemporanee ma poi anche della propaganda successiva alla sua così esistenza terrena. L'incontro tra Ottaviano e Livia avviene nel 39 a.C. e da alcuni storici è descritto come un fatale colpo di fulmine. I due si sarebbero innamorati immediatamente, subito dopo si sarebbero sposati e nonostante entrambi fossero già impegnati e addirittura Livia fosse già in attesa del suo secondo figlio. Livia era per nascita e per matrimonio un esponente della nobile gens dei Claudi. Figlia di Marco Livio Claudiano, a soli 16 anni aveva sposato il più anziano cugino, Tiberio Claudio Nerone. E il padre e il marito erano convinti sostenitori dei congiurati del partito dei Cesaricidi. Dopo Filippi, il padre di Livia, Claudiano, si era suicidato, mentre il marito aveva continuato a combattere, però passando nelle file di Marco Antonio. Nel 40 a.C. Livia, approfittando, è costretta quindi a fuggire dall'Italia per scampare alle proscrizioni attraverso una fuga che ci descrivono, che per esempio Velleio Paterco lo ci descrive, molto rocambolesca. Riesce a sottrarsi alle spade dei nemici, così dice Velleio, attraverso una serie di viaggi. Prima arriva in Sicilia, che all'epoca è ancora sotto l'egida di Sesto Pompeo, e poi in Grecia. In Grecia staziona per un po' e poi, approfittando di un'amnistia concessa da Ottaviano, ritorna a Roma. Ed è in questo momento, nell'autunno del 39, che i due si incontrano. Ed è in questo momento che Ottaviano probabilmente realizza l'opportunità di queste nozze con la nobile Livia. E infatti subito, e questo è testimoniato da varie fonti, impone il divorzio al marito di Livia, e lui stesso divorzia dalla moglie Scribonia, che proprio in quel periodo dà alla luce la loro figlia, l'unica figlia naturale di Augusto, Giulia. Livia e Ottaviano si uniscono in matrimonio il 17 gennaio del avanti Cristo, e solo 3 giorni prima Livia aveva partorito il suo secondo figlio, tant'è vero che Svetonio ci riporta un motto che ancora circolava ai suoi tempi, insomma abbastanza irriverente, che appunto suonava più o meno, ecco, solo gli uomini fortunati, solo la gente fortunata riesce ad avere dei figli in meno di 3 mesi, alludendo appunto a queste due mogli che avevano generato figli a distanza di pochissimo tempo.
Livia in questo momento ha solo 20 anni, ma già una serie di dolorose vicende alle spalle, soprattutto causate dall'ostilità di Ottaviano, che è proprio quello che ora la chiede in sposa e con il quale Livia stringe un patto, in qualche modo, un patto destinato ad una longevità eccezionale, perché saranno insieme per 52 anni in matrimonio. Se da una parte Livia ha la necessità di garantire una incolumità alla sua progenie, dall'altra Ottaviano ha bisogno di imporre una tregua alle guerre civili che stanno dilaniando la penisola ormai da tempo. La nuova sposa è una donna nobilitatis clarissima, ci dicono le fonti, quindi di altissimo lignaggio. Attraverso questa parentela Ottaviano può, con i Claudi, che è appunto una delle gentes più nobili e importanti della Repubblica Romana, attraverso questa parentela Ottaviano può in qualche modo scendere a patti con quell'aristocrazia tardo-repubblicana che tanto lo aveva osteggiato. Ed è chiaramente una mossa anti Marco Antonio, che capisce ovviamente la manovra del rivale e che subito definisce questo matrimonio super festinatas nuntias, ossia delle nozze precipitose, molto frettolose. E per lui infatti è chiarissimo che questo matrimonio sta ridefinendo le partes in gioco attive sulla scena, tutto a svantaggio appunto di Marco Antonio. Quindi l'avvenenza di Livia, molto giovane, e che pure dovette esserci, perché mentre Augusto è descritto sempre come un po' rachitico e bruttino, Livia invece, su questo sono tutti d'accordo, era una bellissima ragazza, ma senz'altro insomma, questa avvenenza contò meno della convenienza politica. È una rivolta di Livia e di Claudia, diciamo così. E quindi dopo anni insomma, di proscrizioni e di crudeltà, il matrimonio con Livia sembra inaugurare un nuovo corso politico all'insegna della conciliazione tra le varie fazioni e Ottaviano consolida in qualche modo la stagione delle amnistie che avrebbero poi condotto alla Pax Augusta. E a questo proposito non si ritiene casuale che l'Ara Pacis Auguste, che è in qualche modo la più organica rappresentazione della Domus Augusta e della sua interna apparente concordia interna, l'Ara Pacis Auguste sarà poi inaugurata proprio nel giorno, nel Dies Natalis di Livia, nel giorno del suo compleanno, il 30 gennaio del 9 avanti Cristo. Livia dunque fu fin dall'inizio strumentale alla propaganda di Ottaviano. E vedremo, seppure insomma, in breve sintesi, come questa giovane donna seppe assecondare o indirizzare gli accadimenti con una scaltrezza in effetti fuori dal comune. E del resto il pronipote Caligola, che la conosceva bene, e che tra l'altro recitò l'orazione funebre, poi avrebbe recitato l'orazione funebre nel giorno dei suoi funerali, dei funerali di Livia, e la conosceva bene perché probabilmente Livia ebbe un ruolo determinante nella fine del padre di Caligola Germanico, e Svetonio ci tramanda un soprannome che Caligola aveva dato alla bisnonna, di Ulisse Stolato, cioè Ulixem Stolatum la chiama, o quindi un Ulisse con la stola era l'abito
per eccellenza dell'abito distintivo delle matrone romane, e quindi una sorta di Ulisse in gonnella era per Caligola Livia, questo a sottolineare l'intelligenza, l'astuzia e allo stesso tempo come Ulisse l'alto rango di questa sposa di Augusto, della sua bisnonna. Questo elemento della nobilitas è un elemento che è sempre molto sottolineato anche dagli storici e anche nella sua iconografia. Il giudizio degli storici antichi però oscilla tra una forse affettata e troppo, diciamo, troppo benevola, un giudizio molto positivo che Velleio Patercolo, che però ricordiamo scrive sotto il regno di, diciamo, tra Augusto e Tiberio, e la terribile sentenza invece formulata da Tacito. Proprio nell'esordio degli Annales, Tacito condanna Livia senza appello, la descrive come una donna spietata, ambiziosa, le imputa la morte di tutti coloro che Augusto aveva in stima, ritenendola insomma in qualche modo responsabile perfino della morte di Agrippa, una vera anima nera, diciamo così, ed emette alla fine una sentenza appunto molto molto pesante, poiché appunto la considera nefasta allo Stato come madre e ancora più nefasta alla casa dei Cesari come matrigna. Soprattutto negli ultimi tempi, a Livia è stata attribuita, forse esagerando, una sua propria visione politica. Il sostegno di questa tesi è un passo di Cassio Dione, che però vive molto più tardi rispetto, diciamo, agli avvenimenti di cui stiamo parlando, circa 200 anni dopo, e ha come riferimento una coppia imperiale molto diversa, che è quella formata da Settimio Severo e Giulia Domna. Cassio Dione comunque riporta una lunga conversazione notturna che i due coniugi avevano avuto a proposito della, del tema delle congiure contro Augusto. E Cassio Dione sottolinea come Livia si esprimesse sull'opportunità di perdonare gli avversari piuttosto che perseguitarli, un atteggiamento che sembra insomma alludere proprio al rispetto di questo patto che i due sicuramente insomma stipularono all'inizio, tacito patto che i due stipularono all'inizio della loro vita insieme. Il ritratto che ne fa Cassio Dione fa di Livia è comunque quello di una donna molto coraggiosa, saggia, perfino in qualche modo moderata. Senz'altro le innumerevoli attestazioni degli onori tributati a Livia in tutto l'impero attraverso dediche di statue, coniazioni monetali, ne fanno una figura oggettivamente molto considerata, e soprattutto grazie a queste fonti iconografiche ed epigrafiche che possiamo ripercorrere il ruolo multiforme che Livia assunse dapprima come sposa del princeps, poi vedova di Augusto, e assumendo il titolo di Iulia Augusta e il ruolo di sacerdotessa ormai del divo Augusto, e infine nel 42 d.C. diva lei stessa per volere del nipote Claudio. Già nel 35 a.C., quindi qualche anno dopo il matrimonio, Livia viene onorata insieme alla cognata Ottavia, che in quel momento gioca un ruolo molto importante ancora nel quadro della famiglia di Augusto, soprattutto in funzione alla discendenza futura. Livia e Ottavia vengono onorate in occasione di un trionfo concesso a Ottaviano con una serie di onori che pongono le due donne al di sopra delle matrone dell'epoca. Ottengono infatti la sacrosanctitas, l'esenzione dalla tutela e il diritto ad essere onorate con statue.
Ed è a questo momento probabilmente che risale il primo ritratto ufficiale di Livia, che qui vedete il cosiddetto, è il tipo Marbury Hall, da questa replica conservata adesso a Liverpool, e che qui ho messo a confronto appunto con un bellissimo ritratto del Museo Nazionale Romano, si conserva a Palazzo Massimo, della cognata Ottavia. Ed è evidente il rapporto che vuole instaurarsi tra le due, che hanno delle somiglianze, soprattutto nell'acconciatura, che sfoggiano appunto identica, con il nodus frontale, questa lunga treccina che corre sull'occipite, si raccorda in uno chignon appunto sulla nuca, ed è una pettinatura tradizionale che appunto vuole ricordare i valori della nobilitas di entrambe le signore. E questa pettinatura a nodo caratterizza, seppur in una progressiva semplificazione, anche il ritratto cosiddetto del Fayum, dalla provenienza di questa della replica migliore del tipo che si conserva a Copenaghen. La creazione di questo tipo è stata messa in relazione con il 27 avanti Cristo, cioè con l'avvio ufficiale del Principato Augusteo, il momento in cui Ottaviano riceve dal Senato il titolo di Augustus. I tratti somatici di Livia sono ben riconoscibili, sempre, questi occhi grandi, il naso pronunciato, la bocca piccola ma dalle labbra sinuose, però l'aspetto della donna è più idealizzato, più che idealizzato, solenne in qualche modo, maggiormente solenne. E i due tipi a confronto, a destra abbiamo il tipo del Fayum in una replica sempre di Palazzo Massimo, e a sinistra quello appunto di Liverpool. Vedete come il primo tipo iconografico conserva maggiormente degli aspetti realistici, mentre nel tipo del Fayum c'è una maggiore tendenza all'idealizzazione. E questo tipo del Fayum resisterà a lungo nell'iconografia di Livia, è sicuramente quello più attestato, con una scansione cronologica che va dall'età appunto augustea fino a tutto il regno di Claudio. L'immagine di Livia in qualità di sposa di Augusto, e finché questi rimase in vita, enfatizza il ruolo di matrona obbediente ai principi del Mos Maiorum, ed è lontana scientemente da iconografie che potessero alludere alle dee, con qualche eccezione in ambito privato e in ambito provinciale, soprattutto nelle province d'Oriente, che, come si accennava prima, seguono altre regole che qui però esula un po' dal nostro discorso. E, a fronte dei numerosi ritratti ritrovati e del loro comparire anche in importanti monumenti pubblici, l'immagine di Livia invece sui coni monetali è pressoché inesistente. È stato ipotizzato, a tal proposito, che alla sposa dell'imperatore possano alludere alcune emissioni monetali, anche se il nome di Livia non compare mai associato. Si tratta di denari, qui vediamo un denario, ma ci sono anche aurei, riconducibili all'ultimissimo periodo del Principato Augusteo, dopo l'adozione di Tiberio, quindi siamo dopo il 4 d.C. Vi compare, vedete, in alto, una figura femminile seduta su un trono con un ramo nella mano sinistra, e la stessa iconografia si ritrova però nelle missioni tiberiane che vedete sotto, dove l'iconografia è praticamente identica, ma il ramo sembra piuttosto un ramo di ulivo, e questo dettaglio ha fatto supporre che Livia in qualche modo qui alluda alla Pax, alla personificazione della pace.
Nell'estate del 14 d.C. Augusto spira a Nola, nella sua villa di Nola, in Campania, alle pendici del Vesuvio, tra le braccia della moglie, alla quale rivolge le sue ultime parole all'insegna di questa unione sicuramente eccezionale. Per disposizione testamentaria, Livia viene adottata dal marito. È un atto inusuale che però permetteva alla vedova di Augusto di entrare di diritto nella gens Iulia e per questo da questo momento in poi sarà nominata come Iulia Augusta. Può disporre di un terzo del patrimonio del marito e le vengono concessi una serie di onori, tra cui appunto quello di essere accompagnata da un littore, di sedere a teatro tra le vestali, quindi insomma onori che la mettevano appunto al di sopra di una donna, di una matrona così normale. L'attestazione di questi onori è testimoniata dalla Tabula Siarensis, che è un eccezionale documento ritrovato a Siarum, nella Betica, quindi in Spagna. Si tratta di una tabula bronzea che riporta il Senatus Consultum del 19 d.C., che è il decreto senatorio con il quale venivano disposti gli onori da tributare a Germanico, che era appena scomparso. Nella tabula è riportato che Tiberio ascolta il parere di Livia per approvare gli onori che il Senato stava decretando. Tra questi onori per Germanico c'era l'erezione di un arco localizzato nei pressi del Circo Flaminio, tra la Porticus Ottavie e il Teatro di Marcello, nel luogo dove qualche anno dopo Livia avrebbe dedicato una statua al divo Augusto in qualità di sacerdos del culto. Questo ruolo di sacerdotessa del culto da osservare, da dedicare al divo Augusto, la investiva di una posizione in effetti formale in ambito pubblico. E nella dedica del 22 d.C., appunto di questa statua al divo Augusto, il nome di Livia precede addirittura quello di Tiberio, che è l'imperatore regnante. Tiberio che comunque mai ratificò il pronunciamento del Senato che avrebbe voluto conferire a Livia ulteriori titoli rispetto a quelli già disposti dal testamento di Augusto, come Mater Patriae o Genetrix. È certo che nei primi anni del regno del figlio Livia incarna un doppio ruolo. Da una parte appunto sacerdotessa del culto da tributare ad Augusto e dall'altra anche garante della legittima successione del primo imperatore. Nell'emissione che qui vedete, coniata per celebrare Divus Augustus Pater, la testa radiata di Augusto con Sidus e Folgore viene abbinata a una figura femminile seduta con il capo velato e nelle mani appunto uno scettro e una patera. Quest'ultimo attributo soprattutto rimanda in modo specifico al ruolo di sacerdotessa del culto che Livia osserva in questo periodo. Molti anni prima, è interessante, Ovidio nei versi finali delle Metamorfosi, che narrano la morte di Romolo, e è da ricordare che intorno al 27 uno dei titoli che il Senato aveva previsto per Augusto, che poi rifiutò, era proprio quello di nuovo Romolo. In questi versi finali delle Metamorfosi, Ovidio, narrando l'apoteosi di Romolo, sembra prefigurare l'apoteosi di Augusto. E nel racconto ovidiano anche Ersilia, la moglie
di Ovidio, ascende la moglie di Romolo, scusate, ascende in cielo e sembra quasi appunto una prefigurazione di quello che poi sarà, cioè di questa coppia divina. Una raffigurazione della sacerdotessa, ancora qui siamo appunto prima della divinizzazione, una raffigurazione della sacerdotessa del culto Divi Augusti è da riconoscere in questa celebre statua del Museo Pio Clementino. E la statua proviene dalla Basilica di Otricoli, è uno scavo tardo settecentesco, e un luogo diciamo, che ha restituito molte immagini imperiali, di imperatori e principesse imperiali, e qui Livia è raffigurata appunto secondo lo schema dell'Orante, che è uno schema di tradizione tardo-classica, che però viene utilizzato molto probabilmente, cioè incardinato nella prima età imperiale, proprio per la raffigurazione delle sacerdotesse del culto imperiale. Ci sono altre testimonianze, qui ho messo appunto la famosa Agrippina Minore ritrovata sul Celio nel tempio del divo Claudio, e molte diciamo le repliche di questo tipo sono ascrivibili a principesse imperiali, ai quali da Livia in poi sarà demandato il sacerdozio del culto. Le fonti letterarie insinuano che in questi primi anni del regno di Tiberio, Livia avrebbe aspirato ad una correggenza con il figlio. In realtà non si può parlare di un potere istituzionale, ma è oggettivo che agli inizi del Principato di Tiberio Livia rivestì un ruolo in qualche modo pubblico, anche come madre dell'imperatore e garante della discendenza di Augusto. E alcuni riportano che Livia era solita, per esempio, ricevere i senatori. Per un certo periodo le lettere inviate, le lettere di Tiberio recano anche il nome di Livia, e la corrispondenza era indirizzata a entrambi. Non si tratta di un'ingerenza sgradita, come pure è stato ipotizzato e forse sofferto da Tiberio, Tiberio intendo, sembra procedere proprio nel solco che era stato già tracciato di Augusto e tracciato da Augusto, e in questo caso è particolarmente interessante un cameo conservato a Firenze della serie dei Capita Iugata, dove madre e figlio compaiono insieme come una vera coppia imperiale. Ho messo accanto il cosiddetto cameo Gonzaga, che appunto è il modello cui queste gemme romane si riferiscono. Il cameo Gonzaga è un prodotto della oreficeria della glittica alessandrina, siamo nel III secolo a.C. e i rappresentati sono appunto i due reali d'Alessandria, ossia in questo caso Tolomeo II Filadelfo e Arsinoe, e la moglie Arsinoe. Dunque, Tiberio e Livia sono ritratti come una coppia di regnanti. Tiberio ha la corona d'alloro, mentre l'imperatrice indossa la tunica, la stola, che si intravede, il mantello, è ornata da un diadema e da una ghirlanda di spighe di grano e papaveri. Livia dunque è dispensatrice di abbondanza e prosperità, e il diadema che porta sul capo le conferisce un diadema che è simbolo di regalità, la connota come Augusta e le conferisce una autorità quasi pari a quella del Princeps. Anche nel Gran Cameo di Francia, che è eseguito subito dopo la morte di Druso Minore e che alcuni ascrivono a una committenza vicino all'entourage di Agrippina e quindi vicino agli interessi del figlio
di Germanico, Livia occupa un ruolo centrale accanto, appunto, seduta, la vedete, in trono accanto al figlio Tiberio. Malgrado l'atteggiamento prudente di Tiberio, che in effetti non volle assecondare pubblici onori alla madre, alcune coniazioni supportano l'idea di una concessione a Livia, di essere rappresentata appunto sulle monete secondo l'uso della raffigurazione in forme divine, assimilate alle dee, diciamo. Il volto di Livia compare per la prima volta sulle missioni urbane, quindi la zecca di Roma, assimilata a Pietas, a Justitia e a Salus Augusta. Mentre il nome di Iulia Augusta, senza l'immagine in questo caso, si trova nelle missioni del Carpentum. Le missioni così chiamate per la presenza del Carpentum, questo carro particolare a due ruote trainato da muli che era appannaggio delle vestali e che però dopo Augusto sarebbe stato utilizzato anche dalle imperatrici. Questo ha sempre a sottolineare appunto la funzione di sacerdotesse delle principesse imperiali, custodi del culto. Anche nella monetazione provinciale, dove Livia è presente già durante il regno di Augusto, si registra una massima concentrazione proprio nei primi anni del regno di Tiberio, con raffigurazioni di Livia seduta in trono, a dimostrazione che l'appoggio dei territori provinciali era comunque molto importante per la continuità istituzionale del Principato. La rappresentazione monetale di Livia, raffigurata appunto, come abbiamo detto, Pietas, Justitia, Salus, assumerebbe quindi una valenza simbolica connessa alla celebrazione dei concetti astratti che sono diciamo, le espressioni delle virtutes imperiali. E agli anni del Principato Tiberiano viene ricondotto il tipo cosiddetto Salus o Bézier Kiel dai ritratti che qui vedete conservati, appunto, proveniente l'uno da Bézier e l'altro conservato alla Kunsthalle di Kiel. L'acconciatura adesso è caratterizzata da una scriminatura centrale con ciocche ondulate disposte ai lati del volto e che ricordano la pettinatura delle dee del V secolo, delle dee insomma, di epoca classica, e conferisce all'Augusta, a Livia, un aspetto che diciamo, la avvicina maggiormente a quello appunto delle divinità. Risalgono tra l'altro a questo periodo anche una serie di assimilazioni a Cerere. Una testa, ora a Colonia, ma che viene dal Palatino, restituisce un volto idealizzato di Livia con il capo coperto, l'infula, quindi la benda sacerdotale, e la corona di spighe. Questi attributi sono pure evidenti in alcuni cammei dove Livia è raffigurata nel ruolo di sacerdos Augusti. Il cammeo di Vienna, del Kunst, qui Livia è chiaramente ritratta nel ruolo di custode del culto imperiale e stringe alcune spighe nella mano. Una corona di spighe e papaveri orna anche la testa di Livia che vedete nell'immagine, nel cammeo di sinistra, qui proprio ancora nel gesto dell'orante, nell'esercizio della funzione di sacerdotessa del divo Augusto che le è di fronte. Una monumentale presentazione di Livia, assimilata a Cerere, si rintraccia nella colossale statua dal teatro, dal tempio in Summa Cavea del teatro di Leptis Magna, eretta tra il 35 e il 36 d.C., quindi dopo la morte di Livia, ma prima della sua divinizzazione. E l'iscrizione chiarisce la dedica del proconsole a Cerere Augusta. Il tipo iconografico rimanda ai modelli prassitelici delle divinità eleusine, ma la corona turrita, che qui vedete male,
che Livia indossa sul capo evidenzia che in questo caso lei è considerata anche divinità tutelare della città di Leptis. La statua di Leptis tra l'altro non è isolata perché di recente proprio è stata valorizzata questa scultura dalla collezione Borghese o al Louvre di provenienza urbana. E qui Livia indossa una corona di spighe e l'infula secondo appunto seguendo come tipo iconografico invece la core di Prassitelica Memoria. Ed è questa un'iconografia che caratterizza altri esemplari di Livia, come qui potete vedere anche con il confronto di questa testa di provenienza campana, ma ora a Copenaghen. Durante il regno di Tiberio e soprattutto durante quello dei suoi successori, soprattutto con Caligola e con Claudio, l'immagine di Livia gioca un ruolo centrale nei cicli iconici. È molto noto come la politica dinastica augustea si era figurativamente tradotta negli allestimenti sistematici veramente in ogni città dell'Italia e delle province, in ogni colonia, in ogni municipio, di cicli iconici familiari. All'interno degli spazi forensi, all'interno dei luoghi pubblici importanti della città. Questo tema è stato molto indagato anche di recente, rimane fondamentale la monografia che Boschung vi ha dedicato 20 anni fa, ma è un dossier questo che si è molto arricchito anche in base agli scavi più recenti, soprattutto in ambito fuori di Roma. Mi limito semplicemente a citare il caso di Veleia, molto noto, un ciclo di età probabilmente caligolea, e Livia qui è raffigurata sempre con gli abiti della matrona, quindi la tunica, la stola, la palla che copre il capo, e in particolare appunto questi elementi dell'abbigliamento garantiscono la rispettabilità e le virtù della matrona romana. E tuttavia comunque i panneggi, questi voluminosi panneggi, non dissimulano le forme femminili. Il decoro quindi è, esibito pubblicamente, senza però togliere nulla alla Venustas, alla bellezza. Così come appare evidente anche su questo raffinato turchese del Museo di Boston, dove una Livia molto sensuale con questa spalla scoperta in un motivo iconografico che contraddistingue solitamente le statue di Afrodite, guarda teneramente, molto con un trasporto materno, il figlio, il più giovane probabilmente dei suoi figli, Druso. A Livia e a tutte le donne della casa di Augusto è imposto di rappresentare il tradizionale modello femminile, che deve assicurare innanzitutto eredi legittimi ad Augusto. Allo stesso tempo queste vengono integrate nella comunità civica attraverso anche il sostegno finanziario a opere pubbliche. L'esempio urbano con le porticus intitolate a Ottavia e a Livia, sorella appunto e moglie dell'imperatore, verrà seguito in ambito coloniale con un exploit in età augustea di atti evergetici al femminile da parte di esponenti dell'élite coloniale e municipale, spesso insignite del culto pubblico. Al noto caso di Pompei, che tutti voi, molti di voi ricorderanno, quello di Eumachia, che erige nella colonia un calcidicum, una cripta, una porticus, si affiancano altri esempi, soprattutto noti in area flegrea, ma non solo, e a Pozzuoli, appunto, con una sacerdotessa di Cerere che dedica probabilmente una porticus, anche qui, a Cuma, a Ostia, solo per citare gli esempi più significativi. E in questo quadro va ricordato che successivamente
a Roma anche le due Antonie, Antonia Maggiore e Antonia Minore, figlie di Ottavia e Marco Antonio, avrebbero contribuito al rinnovamento edilizio marmoreo, insomma, della città, partecipando all'allestimento decorativo del foro di Augusto. Nel 29 d.C., etate estrema, dice Tacito, ormai a 86 anni, un'età veramente eccezionale per i tempi, Livia muore rispettata, onorata, lontana dal figlio. Come sapete, si era rifugiato a Capri, e figlio che tarda a tornare a Roma per celebrare i funerali, che vengono compiuti con molti giorni di ritardo, e non dà seguito alle volontà testamentarie della madre, che saranno eseguite molto più tardi dal pronipote Caligola. Livia sarebbe stata divinizzata molto più tardi, nel 42 d.C., dal nipote Claudio, che fissò la cerimonia di consecrazio proprio nel giorno dell'anniversario delle nozze tra Augusto e Livia. In occasione della consecrazio vennero emessi dupondi nei quali la testa radiata, qui la vedete, del divo Augusto, compariva abbinata alla diva Augusta, raffigurata su un trono con le sembianze di Ceres, perché ha una corona di spighe sul capo. Con l'istituzione del culto della coppia imperiale e una traduzione scultoria si rintraccia nel programma del Tempio di Augusto in Roma, di Leptis Magna, dove dai rostri del Tempio si affacciano, tra le altre, anche le statue di Augusto e Livia come novelli Giove e Giunone. E con l'istituzione della coppia, del culto della coppia imperiale, Claudio intende creare una genealogia divina che abbia una ricaduta evidente sulla promozione dei membri viventi della Domus imperiale. E quindi, dopo 13 anni ormai dalla sua morte, Livia continua a servire ottimamente la gens Augusta e la causa dell'impero, e come fortuna vigila le sorti della famiglia di Augusto, e così giovane in eterno, portatrice di questi rigogliosi frutti della discendenza Giulio-Claudia, Livia viene raffigurata in una statua che proviene da una villa imperiale nei dintorni dell'antica Pozzuoli. Ma in conclusione, si può davvero parlare di un ruolo politico esercitato da Livia? Lo accennavamo all'inizio, negli anni più recenti si è molto discusso su questo tema. Va premesso, è banale dirlo, ma insomma bisogna ricordarlo, che questo concetto resta relativo e sempre da ricondurre a questa particolare temperie storica e sociale che, insomma, oggi abbiamo cercato un po' di tratteggiare. In realtà, nel testamento politico di Augusto, che sono le Res Geste, Augusto non fa menzione di Livia, non la ricorda, nonostante l'unione appunto salda e fruttuosa. Non ricorda nessun'altra donna della famiglia imperiale, peraltro. E del resto, lo sappiamo, il diritto romano, il Mos Maiorum, imponeva che le donne non si occupassero di affari istituzionali. In apparente contraddizione, però, lo abbiamo visto, in parte, le effigi delle donne della Domus Augusta si diffondono in modo capillare. Sempre però come paredre degli uomini di potere di turno, o da accompagnare o da celebrare, siano questi il marito, il fratello, il figlio. Lo dimostra l'architettura iconografica anche della stessa Rapacis, che pure abbiamo evocato, e le particolari composizioni anche dei cicli iconici celebrativi, e perfino queste complesse iconografie che pure abbiamo accennato, dei grandi cammei di Stato, come si diceva.
Quindi la vulgata di una Livia che prende parte a importanti decisioni politiche, oltrepassando il confine tra privato e pubblico, forse va un po' ridimensionata. Il ruolo di Livia, come delle altre donne della casa imperiale, fu sempre strettamente legato appunto al personaggio maschile di riferimento. E esse assurgono a modello di comportamento sul piano morale, religioso, ma è sempre Augusto, a mio parere, a ordire la trama, cioè accendendo, spegnendo le loro immagini, sempre in funzione di una strategia politica, dinastica, che in questo lunghissimo principato augusteo è in continua evoluzione. D'altra parte è innegabile che Livia abbia rappresentato un modello per le future principesse. Tutte le altre, diciamo, che seguiranno, soprattutto quando devono invocare un ruolo di autonomia o insomma di parità, almeno entro le mura del palazzo, invocano il suo nome. Quindi è di sicuro, come Augusto per i successori, anche Livia è un modello per le imperatrici che seguiranno. Quindi esprimere, diciamo, un giudizio, non che mi sia richiesto, ma insomma me lo sono posto in questo, così, preparando un po' questo speech, è un'impresa ardua, insomma, esprimere un giudizio univoco sulla donna e sull'imperatrice Livia. E forse in questo senso può essere una soluzione di comodo, però un aspetto che ritorna nelle fonti letterarie è proprio questo dualismo di fondo. Una tragica convivenza tra più anime. È una madre protettrice, è una sposa devota, è una confidente sicuramente di una vita d'eccezione, e però è anche una donna che non arretra di fronte all'imprevisto. Qualcuno ha detto è una domina dai volti sovrapposti, che può incarnare allo stesso modo il ruolo di angelo del focolare, oppure appunto una matrigna sinistra, disgregatrice degli equilibri familiari, come appunto dice Tacito. Quindi capire quale fosse la natura la reale natura di Livia è difficile, e forse appunto è multiforme, come spesso quella la natura del genere umano. E sicuramente i primi anni della giovinezza, trascorsi nelle bufere terribili, atroci delle guerre civili, le avevano insegnato l'arte della dissimulazione. È un aspetto, questo del carattere, rilevato soprattutto da Tacito ancora una volta, e c'è un passo molto attuale sempre negli Annales, dove lui ironizza su questa benevolenza che Livia offre a Giulia, ormai fuori dai giochi, ormai estromessa, esiliata sulle isole Tremiti, e Tacito dice: beh, certo, dopo aver mandato in rovina tutti i suoi figli, i figli di Giulia intendo, tutti quando erano giovani, pieni di promesse, di speranze, di possibilità, e adesso stenta pietà verso di loro che sono ormai perduti. Quindi un'arte, diciamo così, della dissimulazione sopra ogni cosa. Certo, si può affermare che Livia seppe interpretare il suo ruolo con una intelligenza profondissima, avendo probabilmente come obiettivo primario la salvaguardia della propria progenie, questo è indubbio, assecondando con lucidità consapevole, non sempre di buon grado, ma comunque lucida, comunque gli ordini, diciamo così, le istanze così programmatiche che le venivano da questo coniuge, che di certo è stato un coniuge particolarissimo, ma come lei del resto, all'altezza però del ruolo, ecco, questo sicuramente. E vi ringrazio. Grazie davvero. Quindi abbiamo un po' ripercorso quanto le immagini, no, sono
state significative, lo sono tuttora, per proprio la propaganda, per rafforzare il potere, quindi proprio la testimonianza, per diffondere il potere, per rafforzarlo, no? Nei confronti. Quindi grazie davvero, non so se ci sono domande. Nessuna domanda? Non ci sei, un attimo. Grazie. Lei parlava della fuga di Livia iniziale, no? All'inizio, quando era ancora giovanissima, quindi nessuno la conosceva. Come facevano a riconoscerle? Perché scappando non c'erano le foto, non c'era niente? Com'era possibile riconoscere? Beh, ma li andavano a cercare, li trovavano anche, purtroppo. Le proscrizioni di Ottaviano sono state terribili. C'è un passo, adesso forse è proprio Velleio Patercolo che lo ricorda, quando lei, braccata, ha questo bambino che ha un paio d'anni, che tiene in grembo e che sta piangendo, e quindi gli mette la mano sulla bocca, quasi lo soffoca, per non farsi scoprire, perché stanno appunto a pochi metri e potrebbero, lei si è nascosta, potrebbero sentirla. Poi naturalmente erano personaggi molto in vista, noti, non c'erano le fotografie, ma insomma ci sono sempre state le spie, purtroppo, ci sono sempre stati venduti, e la testa di alcuni di questi valeva molto, perché molto valeva il loro patrimonio soprattutto. Questa è non è solamente una questione di ideologia e di politica, queste famiglie avevano nelle mani enormi fortune, e mettere la zampa su queste fortune significava, diciamo così, indirizzare ancor meglio la propria vittoria. E quindi spesso si cercavano i patrimoni di queste famiglie. Ed è stato, io prima accennavo, un discorso molto interessante, questo dell'evergetismo femminile in età augustea, che è stato spiegato anche come rimettere, cioè la possibilità che si dava a queste donne che erano spesso vedove, orfane, e che si erano trovate improvvisamente a dover gestire grandi patrimoni, era la possibilità di rimettere questi patrimoni al servizio del pubblico, insomma a servizio della pubblica utilità. Però insomma, le proscrizioni di Ottaviano, insomma, è noto, sono state molto molto feroci, come durante tutti i passaggi delle guerre civili, insomma, anche tra Mario e Silla, sì. Sì, ma insomma Ottaviano chiude un secolo di diciamo, poi con questa Pax Augusta chiude un secolo di, più di un secolo di guerre civili che percorrono la Repubblica. Lo stesso Ottaviano porterà da Filippi la testa di Decio Brucio, e la getterà ai piedi del Stato di Cesare. E poi, se a crederci o meno, questo è da vedersi, ma Svetonio parla di una sadica vendetta di Ottaviano, quando due aristocratici legati ai cesaricidi furono portati a Roma e gli fu detto da lui: giocatevi a sorte, si parla di padre e figlio, chi di voi sopravviverà. Il padre si offre e pare che Ottaviano lo sgozzasse lui personalmente, e il figlio, vista la scena, si suicidò. Solo per dire che questa anima angelica che appare idealizzata in molti ritratti ha anche lui un aspetto che lascia molte ombre. Grazie. Buonasera. Con la collega Astrid d'Eredità stiamo monitorando i commenti che arrivano da remoto, e c'è una domanda
che in un certo senso vorrebbe provare a capire la fortuna di Livia in epoca contemporanea e chiede ai relatori un parere sulla fiction Domina che c'è stata recentemente in TV, se l'avete vista. Mi sembrava che fosse comunque un modo per creare un link anche con i tempi moderni. L'hai vista? Io su questo però non lo so, io riporto quello che è scritto. Sì, mi dispiace, io però su questo non sono preparata, perché la fiction non l'ho vista, confesso. Io ho visto l'Odissea di Franco Rossi, bellissima. Sono manchevole. È una fiction che è andata in onda sulla recentemente, l'anno scorso, aveva come protagonista Katia Smutniak. Sì, io l'ho vista, sapevo. Confesso. Ho capito perché ricordo i trailer, sì. Però non devo confessare che non l'ho vista. Comunque diciamo che leggendo Svetonio è un ottimo copione per fiction di ogni genere, ecco, perché ci sono particolari sì, molto, molto colorati, diciamo così. Però non posso soddisfare la gentile ascoltatrice. Svetonio pesca molto dagli archivi, ma scrive in un periodo ben diverso, e che lui tiene spesso a denigrare gli imperatori precedenti per esaltare meglio il suo vivente italiano, e quindi non c'è un imperatore che non sia un pervertito, credo, neanche uno. Beh, con il Giulio Claudio però ce l'ha in modo particolare. C'è da scegliere, ma lui ci sguazza pienamente, quindi è un perfetto sceneggiatore per quel che si vuole creare a confine della diciamo così, il trash e altro. Anche. Ci sono altre domande? No. Quindi abbiamo un po' ripercorso questo periodo. Grazie, questo periodo quindi tra tarda Repubblica, quindi è l'inizio del Principato, quindi l'inizio dell'Impero poi romano, quindi Augusto e Livia sono stati gli antesignani per i successori. Poi alla fine questa dinastia finisce un po' male, no, con Nerone, forse anche perché erano, no, si sposavano fra di loro, quindi c'erano queste vene un po', no? Per il potere, per tenere sempre in mano il potere e le fortune della famiglia. È quindi stato detto, però insomma è chiaro che poi le lunghe dinastie è chiaro che mostrano debolezze nel percorso. L'impressione è che i migliori fossero tutti morti giovani, per una causa naturale o per cause, diciamo, artificiali. E quindi forse si è persa l'onda migliore di vari, forse Marcello, forse Britannico. Chissà, insomma, forse i migliori se ne sono andati troppo presto. È vero. Ma poi, insomma, sì, secondo me hanno goduto anche di pessima stampa successivamente, perché, insomma, a parte Caligola, che era un personaggio in effetti con qualche problema. Il povero, ma, Nerone. Insomma, gradualmente sono stati riabilitati anche, no? Tiberio, lo stesso Claudio. E lo stesso Nerone. E lo stesso Nerone, sì. Un grande riformatore. Infatti, visionario. Forse troppo populista, ecco. Forse. Infatti, troppo contro gli aristocratici, contro il Senato. Poi si dice la banalità che la storia fa dei vincitori, che forse non è così banale, perché noi sappiamo che ci viene trasmesso dalle fonti e se poco di quel che noi possiamo interpretare. Anche nella stessa idea di propaganda, noi cogliamo dei messaggi che sono evidenti, non cogliamo altri messaggi che sfuggono, diciamo così, alla nostra assenza in quel periodo, che per viceversa un cittadino romano potevano essere molto più evidenti, e quindi noi cogliamo solo una parte di questi aspetti di propaganda e anche di storia. Benissimo, allora grazie ancora grazie a Gian Domenico Spinola e a Claudia Valeri per essere stati con noi questa sera, davvero grazie, vi ringrazio tanto. E grazie a voi. Arrivederci. Grazie.